Tornati in studio, con grande piacere che diamo il benvenuto e il buongiorno questa mattina nello studio di Uno Mattina in Mansabà, che tutti voi conoscete, corrispondente RAI a Parigi. Insomma, la Francia, l'abbiamo detto prima, molto coinvolta, c'è molto allarme, sono attese le parole del presidente Macron per questa sera. Però, insomma, siccome stiamo per parlare di scuola ai tempi del coronavirus, e ti abbiamo interpellato anche come mamma, perché tu sei mamma di due bambini, 4 e 7 anni, che frequentano le scuole in Francia, no? E quindi immagino che sarai preoccupata anche per quello che sta per dire il presidente, perché il grande interrogativo di tutti, anche di noi mamme e padri, insomma, italiani, è: ma le scuole rimarranno aperte oppure no? Allora, dovremmo avere dunque la risposta questa sera, ce lo dirà il presidente Emmanuel Macron, ma secondo alcune anticipazioni da parte dei mass media francesi, le scuole dovrebbero rimanere aperte, non tutte, con ogni probabilità rimarrà aperta la scuola primaria, cioè asili nido, materne e l'elementare, mentre ci saranno delle restrizioni per le medie e i licei. Si potrebbe adottare il sistema di insegnamento misto, cioè una parte della classe sarà in presenza, l'altra parte magari farà lezioni online. Resta comunque l'incertezza perché c'è una parte del consiglio scientifico, alcuni medici che comunque hanno chiesto al presidente di valutare la necessità o l'opportunità di riaprire anche la scuola elementare. Ricordiamo che in Francia c'è stata da subito la distinzione tra gli alunni che hanno sopra gli 11 anni e quelli che hanno meno di 11 anni. Attualmente la mascherina è obbligatoria nelle scuole francesi, però per le medie e i licei, mentre per le elementari non è obbligatoria. Mentre alcuni medici oggi chiedono: ok, vuoi lasciare la scuola aperta? La scuola primaria è aperta, però potrebbe essere utile rendere obbligatoria la mascherina anche per i bambini che hanno meno di Molto 11 anni. difficile per i bambini Molto piccoli. difficile, sì. Allora, in Italia, ad eccezione della Campania e di alcuni comuni dove le scuole sono chiuse, gli alunni delle elementari sono regolarmente a scuola, però non tutti sono dentro le aule e noi ci colleghiamo con Massimo Tosi, il quale si trova a Roma, in Piazza Navona, e ci racconta l'esperienza di una scuola del centro di Roma. Vero Massimo? Eccoti. Buongiorno, Buongiorno. buongiorno, buongiorno Monica, buongiorno Marco. Sono in compagnia della mitica maestra Fiorella Nicolini, che abbiamo già conosciuto il 14 settembre, quando hanno riaperto le scuole, e poi con i nostri protagonisti. Ciao ragazzi, buongiorno! Che sono i Ciao! ragazzi della terza C, vi ricordate la serie televisiva famosa? Sembra farla apposta, quindi dei volti già dentro la televisione. Allora, Fiorella, io li voglio mettere subito alla prova e faccio Sì un'interrogazione signore, sì oggi, eh? signore, mi Dove raccomando, lo siamo, ragazzi? Siamo in chiudete piazza? Lo sapete che nell'antica Roma questa piazza era uno? Fiorella, sei stata bravissima. Siamo Allora, è qua per passato un questo. mese e mezzo Siamo da qua per questo questo. progetto di scuola all'aperto. Come è andata? Come si sono Molto comportati i bene, ragazzi? Certo. molto bene, è stato un bel progetto. Abbiamo iniziato il primo giorno di scuola, appunto. Abbiamo continuato quasi tutti i giorni della settimana. Bravi, dove siete andati? Siamo andati ai Fori Romani, al Foro di Traiano, siamo andati al Centro Rifugiati degli Astalli, andiamo alla Camera di Commercio al Tempio di Adriano, passeggiamo Bravi, bravi. per la città, stiamo quasi sempre fuori, Ottimo. vero? Allora, io voglio già chiedere qualcosa ai ragazzi perché sono meravigliosi. Sono Allora, lei per esempio ha straordinari. questa mascherina con... Guarda che bellezza. Allora, cosa ti è piaciuto di più? Quale posto? Questo Piazza Navona? Come perché mai? Le ci sono tante fontane fontane, giusto, brava. e ci sta tanta acqua. Infatti la fontana che vediamo dietro si chiama la fontana dei quattro fiumi, perfetto. E invece passiamo, aspetta, di qua, seguitemi con la Ah, telecamera, ecco, perché lui è un ecco. romanista. Sì. Allora, abbiamo tenuto la mascherina È perché un non è romanista pubblicità, d'occhio, ovviamente. C'è il girati simbolo della qua. Roma con il Qui suo fanno gli nome, applausi da Filippo. studio, Bravo eh! Filippo. Lo voglio dire. Immagino, conosco i miei colleghi, bene. Fiorello, contento? Ma è più bello stare in classe o star fuori? Ci credo, è molto meglio. Quindi andiamo avanti ancora a fare scuola all'aperto sempre. E dimmi un episodio, cosa avete fatto tra voi? Avete fatto qualche scherzo alla maestra? No, perché la maestra è buona? Buona o cattiva? Dimmi la verità. È buona, non ci crediamo, dai. Le maestre sono sempre un po' cattive, lo sappiamo. No, non Allora, essere andiamo ingiusto, avanti, facciamo Massimo. Non è vero. insieme. Facciamo due passi. Beh, Dai. comunque, guarda, davvero grazie Massimo. Fiorella, dove andremo? Allora, oggi...
No, io ti volevo ringraziare perché ci hai regalato davvero un momento di grande gioia e di respiro. È bellissimo vedere questi ragazzi. No, ma non l'ho regalato io, Monica. No, loro, certo, loro. Sì, i tuoi piccoli, loro, giovani che ospiti. Che sono, senti, ma in Francia, arriviamo subito, Massimo, ma in Francia cose di questo tipo sono state sperimentate? Sì, sì, assolutamente sì. Ciao, ciao ragazzi, buon proseguimento. Bellissimi. Sì, sì, assolutamente sì. Devo dire, quando ci sono le giornate belle e il sole, tantissimi alunni stanno fuori, nei parchi, nei giardini. Sì, dall'inizio proprio dell'anno scolastico tutti gli insegnanti hanno privilegiato in qualche modo anche questo insegnamento e questa avventura fuori, portandoli all'esterno. Perché no, perché se penso al clima di Roma, Marco, magari insomma, è più semplice. Il clima ovviamente Parigi magari... è un po' più complicato. Bisognerebbe aspettare il sole, che diciamo che ultimamente non è molto presente, però devo dire, quando c'è stato il sole o non c'era la pioggia, gli alunni, almeno i miei figli, quotidianamente stavano fuori nei parchi, nei giardini. Senti, i trasporti come sono a Parigi? Perché insomma, da noi si viaggia affollati e questo è un motivo di grande polemica. Guarda, me ne ero già occupata, perché infatti in Italia era diventato un argomento molto dibattuto quello dei trasporti, l'affollamento dei trasporti. Anche in Francia i trasporti sono affollati, ma ci sono un po' di differenze, perché è stata stilata una lista dei focolai e soprattutto dove vengono registrati, e solo 33 focolai sono stati registrati nei mezzi di trasporto in Francia, che è pochissimo, perché parliamo di 4.000 focolai in totale che sono attualmente attivi. Per quanto riguarda l'affollamento, sono soprattutto lavoratori e adulti, perché in Francia il sistema scolastico, almeno a Parigi, evita che gli alunni prendino i mezzi di trasporto, perché c'è una sorta di mappa della scuola in Francia, per cui gli alunni vanno nella scuola del quartiere, non si può scegliere in quale scuola pubblica andare, certo. Ma è il comune che assegna la scuola agli alunni e assegna la scuola più vicina all'abitazione, vicina, evitando, certo, così che i bambini, teoricamente anche da noi dovrebbe prendano, funzionare. Esatto. Allora, così. Tra un po' ritorneremo da Massimo Tosi, ma prima andiamo a vedere Germania, sì. Ilaria Simula, che è una educatrice di asilo in nido. Allora, buongiorno Ilaria, e grazie per essere con noi. Si trova a Stoccarda, vero? Sì, esattamente. Giovanissima anche Ilaria, devo dire che sì. Quanta gioventù, quanta bella, viva, beata te. E qual è la situazione lì, degli asili nelle scuole a Stoccarda in Germania, che ci racconti? Allora, da luglio si è tornata alla cosiddetta normalità, ovvero che i bambini sono tornati all'asilo da lunedì al venerdì. Tuttavia il mio asilo, quindi una struttura da 0 ai 6 anni, che comprende anche la cosiddetta materna da noi, e ha orario ridotto di un paio d'ore però, quindi non troppo, insomma. La Merkel ha deciso e decide tuttora di far rimanere aperte le scuole, in quanto è un'istituzione a cui tiene veramente molto. Tuttavia ha chiesto, dove possibile, di, per l'appunto, ridurre gli orari. Ilaria, cosa dicono i genitori dei bambini che segui? Allora, i genitori sono indubbiamente preoccupati della situazione generale, quindi appunto della sicurezza a livello sanitario, cioè di salute, insomma, e sono anche un po' stressati chiaramente dai continui cambiamenti che noi ci troviamo appunto a dover rassicurare. Sì, certo. Sì, Grazie Ilaria, Ilaria, per questa testimonianza. Torniamo un istante da Iman Sabah per sapere la situazione dei licei in Francia. Allora, i licei sono uno dei problemi che il presidente è chiamato a risolvere, perché lì si registrano molti assembramenti, soprattutto durante l'ora di ricreazione, tantissimi alunni non portano la mascherina, certo. E infatti se ci sarà la chiusura nelle scuole, che sarà annunciata questa sera, riguarderà soprattutto licei e università. Perché lì il numero di focolai più alto che è stato registrato nelle scuole è proprio lì, tra gli alunni sopra i 16 anni. A proposito dei genitori, torniamo dal nostro Massimo Tosi, sì, dalla nostra bellissima classe. Eccoci qua, come vedete la luce sta così illuminando Piazza Navona meravigliosamente, e sono con due genitori con i loro bimbi. Allora, esattamente Linda, un episodio curioso che ti ha raccontato tuo figlio di queste uscite per la città.
Ma diversi sono gli episodi curiosi, perché comunque il progetto è stato particolarmente stimolante per loro. E quando tornano a casa e raccontano anche i dettagli di un singolo monumento che vedono, è davvero entusiasmante. In particolare il Tempio di Adriano, descritto nei particolari grazie alle spiegazioni. Come mai ti è piaciuto tanto il Tempio di Adriano? Perché... Racconta la storia di Roma, dai, vero? Meraviglioso, meraviglioso. E poi così anche, adesso sono con Giovanni, anche voi imparate, diciamo, fate così un ricordo di parecchi anni fa, sì, corretto? No, assolutamente, perché poi la sera noi chiediamo a Tommaso, penso tutti i bambini, raccontano le loro emozioni, quello che loro hanno visto, quello che loro proprio hanno vissuto, e quindi da questo punto di vista è bellissimo, perché possiamo ritornare bambini anche noi, certo. E quindi in qualche modo vivere questa emozione molto, molto bella. In un'epoca lontana per molto, noi, molto, no? Molto, molto lontana. Molto lontana, molto lontana. Che adesso, esatto. Fiorella cosa mi ha detto? Che sono? Sei impertinente. Vabbè, che dobbiamo fare? È la vita. Adesso cosa andrete a vedere prossimamente? Cosa noi manca? Continuiamo a studiare il Tempio di Adriano, perché l'abbiamo appena cominciato, bene. A studiare il Pantheon. E poi qualche altra cosa ci sarà, scopriamo. Infatti al Pantheon, mi sa proprio, se riusciamo con i tempi, che sì. Riusciamo forse a vederci più tardi, certo. Tutti certo. Quanti. Allora, dimmi Marco. Ci diamo appuntamento verso la fine, dai, così perfetto. Vi ritroviamo. Grazie davvero per essere perfetto. Stati con noi fino a questo momento. E grazie naturalmente a Iman Sabà, che è stata con noi in studio.